Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il sabato è il giorno benedetto e santificato dal Signore, è il giorno del riposo di Dio, è la porta che ci fa accedere al mistero della nostra redenzione. Vogliamo contemplare in Maria, la donna benedetta e santificata dal Signore, il riposo trovato da Dio nel mistero dell'incarnazione, la porta che ci conduce a Cristo. Umilmente, prima di partecipare a questi divini misteri, chiediamo perdono per i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai stabilito la porta della vita e della salvezza, per la materna intercessione di Maria, donaci di perseverare nel tuo amore finché raggiungiamo la soglia della patria celeste. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Perché andate ripetendo questo proverbio sulla terra di Israele? I padri hanno mangiato una acerba, uva acerba, e i denti dei figli si sono allegati. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie, la vita del padre e quella del figlio è mia. Chi pecca morirà. Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi agli idoli della casa di Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna durante il suo stato di impurità, se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non commette rapina, divide il pane con l'affamato e copre di vesti chi è nudo. Se non presta usura e non esige interesse, desiste dall'iniquità e pronuncia retto giudizio fra un uomo e un altro. Se segue le mie leggi e osserva le mie norme agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà. Oracolo del Signore Dio. Ma se uno ha generato un figlio violento e sanguinario che commette azioni inique, questo figlio non vivrà, poiché ha commesso azioni abominevoli, costui morirà e dovrà a se stesso la propria morte. Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa di Israele. Oracolo del Signore Dio. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa di Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio, convertitevi e vivrete. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e ai peccatori a te ritorneranno. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito è affronto. Tu, o Dio, non disprezzi. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Parola del Signore. Gloria a te, o Questi giorni feriali che da inizio del mese di luglio stiamo vivendo insieme, abbiamo ascoltato nella prima lettura delle pagine profetiche di straordinaria bellezza, tratte dai libri di Osea, Isaia, Geremia, Michea, Ezechiele. Delle pagine in cui ci sono state presentate svariate forme e linguaggi della comunicazione umana che Dio stesso utilizza per mezzo del profeta per far passare un grande messaggio esistenziale al popolo, i linguaggi della famiglia, del lavoro, della vita affettiva, della società. Abbiamo meditato, attraverso queste immagini, sul rapporto tra Dio e l'uomo, tra la grazia e il peccato, tra l'amore e l'infedeltà, tra la promessa e il tradimento, di cui sono protagonisti Dio e l'uomo, Dio e il popolo. Oggi la parola che abbiamo ascoltato per mezzo del profeta
è rivolta agli ebrei prigionieri a Babilonia, una delle più grandi, forti, tragiche esperienze che il popolo di Israele ha fatto nel corso della sua storia. Siamo nel VI secolo avanti Cristo. I prigionieri a Babilonia che soffrono riflettono sul senso di quella storia che stanno vivendo, sulla sofferenza che ormai è entrata nelle loro famiglie, nelle loro radici, e piangono non tanto per se stessi, come abbiamo ascoltato, ma soprattutto per i figli che si troveranno a nascere, a vivere, a crescere in quella realtà di sofferenza, di alienazione umana, sociale e religiosa. E la domanda che sorge all'interno di questo popolo ferito è forse colpa nostra che succede questo? Le colpe dei padri ricadranno sui figli? Forse alcune volte siamo portati a pensare questo, che ci sia un senso misterioso di una colpa che serpeggia nella storia e che di generazione in generazione si propaga. La risposta di Dio attraverso il profeta al popolo e a tutti noi oggi: non è così. L'anima che pecca è quella che morirà. La risposta lapidaria al proverbio che abbiamo ascoltato, che gli ebrei erano soliti ripetere. È vero, Dio non concede sconti a chi non si ravvede, ciò evince da quanto è stato proclamato, ma Dio non si ferma al peccato dell'uomo. Questo è il grande messaggio della liturgia di oggi. In questi giorni abbiamo ascoltato delle parole forti che Dio ha rivolto al suo popolo. Dio si lamenta, Dio rinfaccia al suo popolo l'infedeltà, l'idolatria, ma poi la lettura si è sempre conclusa con una parola di speranza. L'ultima parola non è mai l'ira di Dio, non è mai lo sprofondare dell'uomo nella pienezza del suo peccato, ma c'è quella parola di speranza, c'è una possibilità che Dio come un buon padre ti dà. È come vivere un quadro familiare in cui al rimprovero del papà e della mamma segue non tanto un castigo che dura per l'eternità, ma una possibilità, una mano che viene tesa. E Dio oggi fa questo. L'abbiamo ascoltato a metà della nostra lettura, attraverso due verbi importanti. L'uomo è invitato a vedere e a riflettere, cioè a rendersi conto della sua situazione e a non rimanere lì, disperato nella sua condizione, ma è chiamato a una conversione. Conversione uguale vita. Dunque, se tu cambi le tue intenzioni, se tu accetti la sfida di cambiare qualcosa della tua vita, tu ritornerai a vivere. Il mistero della vita nella sua pienezza brillerà nella tua esistenza. E dunque il rinnovamento della vita è indicato attraverso due immagini bellissime, riportate nel libro dei profeti, ma in tutta la Sacra Scrittura. L'uomo che si converte, l'uomo che accetta il cambio di vita, la conversione, è l'uomo che ha un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Il rinnovamento della vita. Come possiamo oggi cambiare la nostra vita? Con quali parametri? Gesù, nella breve pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, ci fornisce un esempio suggestivo che certamente tocca il cuore, ci fa sorridere, ci riempie di tenerezza. Gesù disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. L'immagine del bambino come il segno della conversione cristiana. Il bambino non si manifesta con superbia. Il bambino non vive la mediocrità della vita, la sufficienza della vita. Il bambino non è circoscritto nell'autoreferenzialità. Il bambino vive un'apertura, una spontaneità, una fiducia che non è tanto un atto di virtù circostanziato. Alcune volte noi ci fidiamo degli altri perché vogliamo farlo. Il bambino si fida per istinto, è portato a fidarsi il bambino. E quella fiducia lo fa vivere in un mondo di gioia, un mondo di pace, un mondo di bene. Pensiamo alla poetica del fanciullino, che è presente nella storia della nostra letteratura italiana, in modo particolare nelle pagine letterarie di Giovanni Pascoli. L'eterno bambino che è presente in ciascun uomo, a prescindere dal lavoro, dallo stato sociale, dall'età, dalla professione. È uno spirito sensibile che ama gustare la bellezza di ciò che lo circonda, rimane affascinato e conquistato da questa bellezza. È un ritorno alle origini. Ecco, Gesù oggi ci ricorda che ritornare ad essere bambini è il contrario della dinamica del peccato. Se ricordate, nel libro della Genesi, il peccato è stato inquadrato come un desiderio dell'uomo di farsi come Dio,
ritornare bambini è il contrario di quella dinamica, perché un bambino non può essere Dio, un bambino non può governare, un bambino non può avere delle responsabilità, un bambino non può essere onnipotente. Ma nel suo piccolo, attraverso il mondo fiduciale in cui vive, è felice, ha tutto, possiede tutto. E dunque la logica di Dio è quella di farsi piccolo, ed è la logica della conversione. Mentre gli apostoli, se ricordate nel Vangelo, discutevano tra loro chi di loro fosse il più grande, Gesù, dice il Vangelo di Marco, prese un bambino, lo mise in mezzo e disse: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Ecco la risposta. Per essere grandi non c'è bisogno della superbia, non c'è bisogno dell'autoreferenzialità, del sentirsi grandi, ma è necessario percorrere quella via dell'umiltà che Gesù ha tracciato, quella che Santa Teresina ha chiamato e ha vissuto come la piccola via, la via dell'umiltà, la via che ci rende piccoli, ma la via che ci porta alla felicità. Vorrei leggere insieme a voi una riflessione del teologo Hermes Ronchi a proposito dell'essere bambini. I bambini sanno aprire facilmente la porta del cuore ad ogni incontro, non hanno maschere, sono spalancati verso il mondo e la vita. I bambini sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì, sanno vivere come gli uccelli del cielo e i gigli del campo, incuriositi da ciò che porta ogni nuovo giorno, incapaci di preoccupazioni, nel segno della libertà. In questa celebrazione eucaristica che viviamo nel sabato, che tradizionalmente la liturgia della Chiesa vive nell'intercessione, nella preghiera alla Beata Vergine Maria, vogliamo guardare a colei per mezzo della quale il Creatore si è fatto bambino, come dice l'antico inno a Caltistos. E Dio, dice Maria nel Magnificat, ha guardato all'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni la chiameranno beata. Stiamo vivendo il tempo, ogni anno a Ferragosto, in cui anche noi apparteniamo a quella generazione che chiama Maria beata. Beata perché ha creduto, perché ha accettato la sfida di farsi piccola. E così, nello stupore e nella meraviglia, benedire il Signore. Da sempre i bambini sono associati alla meraviglia. I bambini fanno Oh, una famosa canzone. Ecco, quella meraviglia è l'esperienza che sta alla base non solo della riflessione umana, ce lo ricorda Aristotele, ma anche e soprattutto dell'esperienza comune. Attraverso la meraviglia noi gustiamo la grandezza delle piccole cose nella piccolezza della nostra stessa vita. Ecco perché abbiamo ascoltato nel versetto alleluiatico la meraviglia di Gesù. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. E anche Maria, piccola e umile serva del Signore, ha reso grande con la sua lingua, con la sua vita, il mistero di Dio che si incarna non solo nella sua vita, ma anche nella storia di ciascuno di noi. E per questo noi oggi, insieme a tutta la Chiesa, vogliamo veramente invocarla come beata perché ha creduto. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo nel devoto ricordo della Beata Vergine Maria, porta del cielo e aurora della nostra salvezza, e trasformali per noi in sacramento di unità e di pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questa memoria della Beata Vergine Maria. È lei, la Vergine Madre, raffigurata nella porta del Tempio, volta ad Oriente, da cui entra il Signore, aperto a Lui solo e sempre intatta. È lei, la Vergine umile e obbediente, che riapre la porta del Paradiso, chiusa dalla disobbedienza di Eva. È lei, la Vergine orante, che intercede per noi peccatori, perché ritorniamo al suo Figlio, fonte perenne di grazia e definitivo approdo della nostra riconciliazione. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, osiamo dire. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Gli e i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato. Preghiamo. O Dio, che ci hai dato la gioia di partecipare ai santi misteri, esaudisci i nostri voti e le nostre preghiere, per intercessione della Vergine Maria, dalla quale è venuto il Salvatore del mondo, scenda sul tuo popolo una pioggia di grazie e si apra a tutti la porta del cielo. Per Cristo nostro Signore. Alla Madonna questa mattina, che ci apre la visione celeste, vogliamo affidare la preghiera per i bambini che abitano nelle nostre case, i figli, i nipoti, anche quelli che sono lontani, magari ci stanno seguendo dei nonni che non vedono da tanto tempo, non possono vedere i loro nipoti. Preghiamo per le famiglie perché sappiano custodirli, alimentarli con il giusto nutrimento e preghiamo anche per quei bambini che soffrono, che sono abbandonati a se stessi, abbandonati dalle loro famiglie, che sono condannati ad una vita infelice proprio perché non educati, non amati. Vogliamo affidarli tutti all'amore misericordioso di colei che, accogliendo il bambino Gesù fra le sue braccia, accoglie tutta l'umanità. Vergine del Pilerio, Madre della Chiesa, tu sei per noi sostegno, aiuto e speranza. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo, ma soprattutto noi ti amiamo. Tu sei la nostra Madre tenerissima, donataci da Cristo sulla croce. Ascolta la preghiera dei tuoi figli. Non permettere che ci allontaniamo mai da te. Rafforza in noi la fede, sostieni la speranza, ravviva la carità. Per te sia lode al Padre, al Figlio e al Santo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen. O Madonna del Pilerio, nostra gloriosa patrona, il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del suo Figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Amen. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Amen. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.